Allora, il primo discorso è sulle forme più inaspettate di energia alternativa. Quindi vi presenterò più o meno quali sono delle forme un po' bizzarre di energia alternativa, sempre, senza parlare sempre delle solite note, quale energia eolica, solare e via dicendo. Per quanto riguarda parole chiave, in realtà non ce n'è tante, parlerò di una combustione microbica, quindi la combustione data dai microbi. Parlerò della carta da parati, che è sostanzialmente una carta con la quale soprattutto negli anni 50-60 si ricoprivano le pareti delle case, adesso ancora parecchio presente in alcuni paesi. Vi parlerò di un oleificio a Granada, dell'energia solare e l'energia cinetica. E poi vi parlerò di pannolini per adulti. Capirete poi perché. So che sembra bizzarro, ma non lo è. Ok, iniziamo. Allora, signori e signori, l'energia alternativa, in tutte le sue espressioni, sta cambiando il modo di guardare ai concetti di consumo e di risparmio energetico. L'emergenza ambientale, da una parte, e l'esigenza di contrarre le spese, dall'altra, alimentano la green economy, un settore dall'immensa portata innovativa e industria da oltre 100 miliardi di euro solo in Italia. L'esigenza di fare economia da parte dei consumatori, affannati a rintracciare soluzioni efficaci, ponendo le varie tariffe di energia elettrica a confronto o cercando di vagliare qualsiasi tipo di alternativa esistente. Sono ovviamente delle problematiche queste per i consumatori che trovano nell'energia verde, nell'economia verde, una risposta molto forte. Una risposta che però a volte assume anche delle forme e dei contorni un po' variegati, anzi direi bizzarri, però che hanno sostanza. L'energia alternativa è ovunque. Però adesso andiamo un po' a guardare altre fonti, non solo quella solare, eolica, geotermica e compagnia bella. Cerchiamo di guardare un po' quelle che sono invece delle alternative. Per esempio, la pipì. Scusi, il bagno dovrei produrre un po' di energia. Perdonate l'intermezzo, ma ovviamente non è fine a se stesso. L'energia alternativa, infatti, si può anche ottenere, secondo l'Università della West of England, tramite l'utilizzo della pipì. Questa invenzione è stata ribattezzata come la Pea Power e consiste in un water che genera energia elettrica grazie ai microbi presenti nelle secrezioni vescicali, nonché alla pipì. Questi microbi diventano poi il vero e proprio carburante di specifiche celle a combustibile microbica. Questo è un sistema ovviamente molto diretto che permette di trasformare la pipì in energia alternativa. Un altro esempio è stato presentato dal Fraunhofer Institute, l'istituto di ricerca tedesco che ha oltre 60 anni di esperienza e che ha messo a punto un sistema capace di ottenere l'elettricità dalla biomassa di sostanze quali la paglia, i fanghi, le escrezioni animali e gli scarti di cellulosa. L'invenzione consiste in una biobatteria in cui vengono utilizzate diverse tecnologie che vengono integrate per ottenere energia elettrica. La batteria può anche funzionare da accumulatore che è integrabile con impianti eolici e fotovoltaici. In Nord Europa, come ben sapete, si è sempre dimostrato all'avanguardia in fatto di innovazione e anche attenzione alle tecnologie green. L'ultima perla arriva dalla Finlandia, che ha creato con una carta da parati un generatore di energia fotovoltaica. È la prima volta in cui infatti viene messa a punto una tecnologia fotovoltaica di origine organica riproducibile in serie e
quindi commerciabile. Si tratta di strisce dallo spessore di 0,2 mm, costituite da elettrodi, i quali consentono di immagazzinare energia proveniente dal sole. 200 fogli sono in grado di ricoprire una superficie ampia un metro quadrato, da cui si generano 10 watt di potenza. Questa carta da parati finlandese, che è un po' speciale ovviamente, non è quella solita, può essere anche personalizzata per integrarsi al meglio con l'arredamento domestico. Perché ovviamente anche l'innovazione richiede un certo charme. Ora, anche l'Italia però ha un po' un suo ruolo in tutto questo, perché ha pensato di produrre energia sfruttando le proprietà biochimiche della sabbia. La tecnologia è stata messa a punto da un'azienda di Salerno e nella prossima primavera verrà realizzato il primo impianto. Il meccanismo sfrutta la tecnologia della sabbia e costituisce sostanzialmente un sistema che è fatto da sabbia, quindi da particelle solide, che vengono tenute in sospensione con dell'aria. In questa maniera si crea una miscela aria-sabbia che si comporta come un liquido. Il progetto pilota messo a punto in Campania ha dato degli ottimi risultati e l'impianto è pronto anche per essere realizzato in altre città, una per esempio nei pressi di Messina. Vediamo invece il caso di Stoccolma. Il Royal Institute of Technology ha sviluppato un sistema di produzione di energia alternativa che sfrutta gli scarti organici delle olive. Un biodigestore degrada gli scarti perché li macina e causa il rilascio di biogas. Quest'ultimo, composto da anidride carbonica, metano e derivati di zolfo, viene convertito in anidride carbonica e idrogeno e da questa miscela si ricava l'elettricità. Questa tecnologia è stata già messa a punto in un oleificio a Granada, in Spagna, e adesso possono generare fino ad 1 kWh di potenza. Vediamo invece l'ultima trovata, che è quella che ovviamente merita il premio originalità. Allora, il Giappone, come ben sapete, è uno dei paesi al mondo che ha un consumo annuo di pannolini da adulti altissimo. Ed è anche risaputo che il tasso di anziani ovviamente è molto alto da quelle parti. Allora, pensando proprio alla situazione del Giappone, un'azienda ha deciso di polverizzare questi pannoloni per adulti e utilizzarli per l'alimentazione di caldaie a biomassa, ovviamente caldaie di grandi dimensioni. Ed è proprio il caso di dire che, ovviamente, come per il maiale, anche del pannolone non si butta proprio niente. Ed infine, ma ovviamente non per importanza, passiamo al potere della gente, ovvero nei Paesi Bassi. Hanno pensato bene di sfruttare l'energia cinetica creata dai gruppi di persone in movimento. Che cosa hanno fatto? Hanno creato una gigantesca discoteca che è costituita da una pavimentazione speciale con delle piastrelle particolari che permettono di incamerare energia generata dal passaggio delle persone o dal movimento delle persone che ballano. Quindi più balli, più produci energia. Se ci volete fare un salto, questo club si chiama VAT ed è situato a Rotterdam ed è stato nominato il primo dance club sostenibile. Quest'idea però non è nuova, nel senso che è stata inizialmente sviluppata da un istituto di ricerca in Nigeria, che ha voluto sfruttare l'energia solare e cinetica per alimentare un campo da calcio.
Ovviamente questo campo da calcio è stato inaugurato da poco, si trova appunto in Nigeria e la caratteristica più interessante è che combina l'energia solare e quella cinetica per produrre l'energia elettrica, anche qui utilizzando delle piastrelle speciali che assorbono l'energia cinetica che viene prodotta dal passaggio dei calciatori, ovviamente che sono in corsa nel campo, e quindi genera corrente. Questo è un sistema che è in grado di alimentare sistemi a basso voltaggio, come per esempio l'illuminazione pubblica stradale, oppure l'energia la si può immagazzinare per usarla in seguito. Un centinaio di queste piastrelle sono state appunto inserite sotto la superficie di questo campo da gioco. E l'energia che viene prodotta si usa per illuminare il calcio, ma il campo da calcio, ma anche le zone limitrofe. Se applicassimo tra l'altro questo stesso sistema per sfruttare il movimento delle persone in luoghi pubblici, per esempio le scuole, i centri sportivi e i mercati, probabilmente potremmo produrre molta più energia alternativa di quanto pensiamo. E questo è tutto. Grazie.